Salve, sono Sergio Malavasi della Libreria Malavasi di Milano, che è una delle più vecchie librerie antiquarie milanesi. Oggi vorrei affrontare un tema che è un libro grande. È un grande libro? La risposta che viene da dare è: bisogna esaminare caso per caso. Purtroppo si associa molto spesso alla grandezza dei libri un'importanza, per cui un grande volume sembra che implicitamente significhi che è un libro importante. Giusto per capirsi, quando c'è stato il G8 all'Aquila, il governo italiano ha regalato a tutti i capi di Stato un libro alto così, con dei piatti in marmo, per dare un'idea che la cultura è anche peso. Io sono molto contrario a questi concetti, anzi spesso e volentieri vengono propinati come grandi libri da società e case editrici attraverso dei ratealisti, che sono solo libri grandi, non sono anche grandi libri, non costituiscono un investimento. Facciamo un esempio. Questo libro io lo chiamerei un libro grande. Non mi sento di dire che è un grande libro. Se noi cerchiamo su internet a che cosa è venduto questo libro, si possono vedere dei prezzi che sono di qualche centinaio di euro. Ora, quando è stato acquistato a rate, è stato pagato una cifra ben superiore. Da questo punto di vista, qual è la conclusione? Non solo fatevi guidare dal buon senso, ma fatevi aiutare nella scelta dei grandi libri da librai antiquari. A qualcosa la professione servirà. Grazie.